Sono Marco Zappa. Nella vita sono un avvocato dal 1994 e da sempre sono un appassionato di paglio e diciamo uno delle persone che hanno fatto il paglio ad Asti. Sono stato per molti anni nel gruppo sbandieratori dell'Asta, cioè il gruppo sbandieratori che rappresenta il comune di Asti quando ero ragazzo. Sono da sempre di San Secondo, la mia famiglia è originaria di questo rione e sono stato per 6 anni rettore di questo rione. Attualmente sono un tesserato del rione San Secondo senza incarichi specifici. Parliamo del palio e ne parliamo con Marco Zappa. I telespettatori di GRP lo conoscono perché è stato per ben 3 anni al fianco della nostra redazione a commentare le fasi salienti del palio, anzi tutta la giornata. Perché il primo aspetto che vogliamo qui ricordare è che il palio non è una corsa di un giorno, il palio è tutto l'anno. Sì, il palio è tutto l'anno perché i comitati, cioè i rioni, i borghi comuni lavorano tutto l'anno, fanno attività tutto l'anno. E chi si occupa della corsa segue i cavalli fantini tutto l'anno anche per avere poi la scelta, per capire anche chi meglio scegliere per poi rappresentare i propri colori il giorno del palio. Vogliamo con te affrontare il tema del racconto del palio. Secondo te come è giusto, come è meglio raccontarlo questo giorno e come è meglio raccontare i tanti giorni che lo precedono? Il palio deve essere raccontato in modo capillare, perché io sono sempre stato in piazza nella mia vita, difficilmente stavo a casa. C'è stato un anno che ero febbricitante, non ho potuto scendere in piazza e già in quell'anno lì, che era il lontano 98, c'era una trasmissione di GRP che lo faceva, che lo seguiva, e lo seguiva in modo capillare, in modo da poter vivere tutte le sue fasi, il suo climax, il pathos che si crea, che è ascendente, ecco, che cresce sempre di più fino ad arrivare alla finale. La trasmissione a cui ho partecipato aveva questa finalità qua e penso ci sia anche riuscita, perché parecchie persone poi nei giorni successivi mi hanno fermato dicendomi che avevano capito molto di più di com'era veramente il palio, persone che poi non erano magari neanche di Asti, attraverso i racconti che sono stati fatti quel giorno e le spiegazioni che sono state fatte quel giorno. Marco Zappa non è solo un esperto e un appassionato così sui generi del palio, Marco Zappa è anche un borghigiano e qua non siamo in un luogo a caso, dove ci troviamo? Qui siamo davanti alla sede del rione San Secondo. Il rione San Secondo è il rione del santo patrono della città, quello che comunque porta i colori, i simboli della città, che sono il santo a cavallo che tiene in mano la città e il gallo che è il simbolo della libertà comunale. E qua siamo davanti alla sede di questo, che è il rione più piccolo della città ma fondamentalmente più rappresentativo. È un rione che non raggruppa soltanto i suoi abitanti, che sono anche pochi, ma che, rappresentando un po' la città e rappresentando una certa idea della città e del paglio e del modo di fare paglio, ha trovato anche simpatie a volte all'esterno del proprio territorio, perché poi al paglio ci si lega per 3 motivi, cioè il diritto di nascita, l'essere nato in un rione, poi lo ius soli, cioè abitare o comunque esercitare un'attività nel rione di appartenenza. Per esempio il nostro statuto lo prevede, perché questo è un rione molto commerciale, poi era il rione, diciamo, il nucleo della città, dove c'erano le grandi attività commerciali fin dal Medioevo. E poi c'è lo ius affinitatis, cioè quindi sentire qualche cosa per quei colori, per quell'idea che rappresenta un singolo rione. Palio è anche sinonimo di rivalità e alleanze, e qui nel 1996 è accaduto un fatto che mette di mezzo una pagnotta. Ce lo volevo ricordare questo episodio? Sì, è la genesi della rivalità tra San Secondo e Tanaro. C'era in corso una cena del rione San Secondo e un gruppo di tanarini si avvicinò cantando in modo dileggiante verso il rione San Secondo e
per farli tacere, un astante della cena del Rione San Secondo lanciò una pagnotta verso il gruppo dei disturbatori, pagnotta che venne ributtata dai disturbatori verso la cena stessa, e da lì partì poi una, diciamo, una zuffa non particolarmente violenta, ma comunque un po' un alterco e una discussione animata tra questi due fazioni, che da cui poi nacque una serie di scherzi o di provocazioni che hanno portato alla rivalità tra questi due rioni, che poi si è espressa fondamentalmente poi nella corsa del Paglio, perché tra gli obiettivi di questi due rioni c'è, oltre che a cercare di vincere, cercare di far perdere l'avversario, cioè il nemico giurato. Ecco. Via. Via, andata alla finale del Paglio 2007, San Martino, San Secondo, Cattedrale. Ricordiamo la vostra ultima vittoria. L'ultima vittoria è avvenuta nel 2007, e io ero il rettore, il fantino era Giovanni Azzeri, detto Tittia, il cavallo si chiamava Impera. In finale avevamo un avversario molto forte, che era il Borgo San Martino San Rocco, con Massimo Coghe, e un cavallo che si chiama Millennium Bug, che era, diciamo, il miglior cavallo della piazza. Partimmo secondi dietro San Martino San Rocco. Alla prima curva del cavallone, che è la curva più insidiosa, il nostro fantino è caduto. In quel momento lì, onestamente, io che ero anche il primo anno che ero rettore, mi trovai un po' sconfortato, perché dicevo, il nostro Paglio finisce qua. Poi i cavalli arrivarono verso l'arrivo, le postazioni dell'arrivo, chiaramente dovevano fare tre giri. Al primo giro mi resi conto che il cavallo era comunque, pur da scosso, e sappiamo che nel Paglio il cavallo scosso, cioè senza fantino, può correre può vincere, mi sembrava molto, molto pronto, molto partecipe alla corsa, perché a volte dei cavalli, quando cade il fantino, si fermano o si girano al contrario, insomma. Invece questa continuava a seguire l'andatura dei primi, era seconda, terza, e anche se un altro fantino della Cattedrale, cercava un po' di ostacolarla per non lasciarla passare, la cavalla era molto, molto attiva. Poi arrivavamo sempre in quella posizione verso la fine, metà del terzo giro, quando si stava per entrare nell'ultimo cavallone, l'ultima curva del cavallone, e un altro cavallo che era caduto, il cavallo del Don Bosco, invece si era girato al contrario e venne incontro al gruppo dei cavalli che erano in corsa. Il fantino di San Martino San Rocco, per evitare questo cavallo, ha frenato, e la nostra cavalla scossa invece ha, diciamo, driblato tutti e si è posta di fianco al cavallo di San Martino San Rocco, e nell'ultima addirittura lo ha fortemente attaccato, e all'ultima curva lo ha superato proprio davanti al traguardo, e ha portato la vittoria a questo rione. È stata una vittoria inattesa, eravamo competitivi, saremmo stati molto competitivi, ma una volta partiti davanti, se non ci fosse stato partito davanti San Martino San Rocco, se non ci fosse stato quell'episodio, probabilmente non so se avremmo vinto. Siamo stati anche molto fortunati. Questa è un'altra dimostrazione che i cavalli piace correre, e quando sono lì davanti al canapo fermarli è difficile. Ma ci sono dei cavalli che per loro natura sono capobranco, quindi se vedono un gruppo di cavalli che corre tendono ad affiancarli e a superarli per dimostrare la loro natura di capobranco. Altri invece non hanno quell'attitudine lì. E addirittura ci fu un cavallo di origine russa che si chiama Rapsodia, che vinse il Paglio del 94 e del 95 due volte di fila scossa. Addirittura nel 94 il fantino cadde, diciamo, involontariamente, il cavallo vinse scosso. Poi, quando si accorse che il cavallo andava meglio da scosso, l'anno dopo il suo fantino, ed era per il comune di Moncalvo, entrambi i Pagli vissero il comune di Moncalvo, un fantino abbastanza mitologico, si chiama Mario Cottone, detto Truciolo, si buttava apposta, e la cavalla
era quasi imprendibile, tant'è che venne addirittura cambiato il regolamento, per cui se il capitano del Palio, che è il giudice della manifestazione, vede che una caduta è fatta volontariamente, sorge una squalifica. Bene, con questo bel racconto di Marco Zappa, tra Pagnotte e Fantini che si gettano giù dai cavalli, e, insomma, racconti che fanno capire quanto il Palio sia da guardare nei dettagli, bisogna guardare bene al millimetro. E chiedo a Marco Zappa un ultimo auspicio, se vuole, per questo Palio 2021. Ma io mi auguro soprattutto che si faccia, perché la città ne ha bisogno e abbiamo bisogno tutti di normalità, ma sembrerebbe così, il sindaco ne ha dichiarato l'ufficialità, per cui siamo tutti qui che aspettiamo il ritorno del Palio.